Oggi parliamo di Parma e della sua rinascita, la seconda vita anche online del Parma con il grandissimo e spero applauditissimo attuale presidente del Parma Calcio 1913 Nevio Scala, che entra in questo momento. Buongiorno Nevio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Accompagnato dal meraviglioso lungo crinito invece Jonathan Greci, che è digital strategist della società. Buongiorno Jonathan. Buongiorno, buona domenica. Eccolo qua. Allora, sedetevi, prendete pure posto qui. Matteo, vieni qua al centro. Oh, oh. Allora, quello che vogliamo fare questa mattina è tentare di dare una lettura della rinascita di questa società che passa attraverso un lavoro digital, attraverso un lavoro di persone, di calciatori, e quindi un lavoro complessivo che riguarda uomini e tecnologia. Jonathan, hai preparato per noi una introduzione e poi tortureremo il presidente Scala, che si presta volentieri a questo tipo di operazioni. Giusto, Nevio? Ecco. Giustissimo. Jonathan, allora partiamo da una breve introduzione di che cos'è il Parma Calcio 1913. Allora, sì, diciamo che la storia del Parma è una storia molto lunga, una storia che dura più di 100 anni, è nata come Verdi Football Club nel 1913, e invece la storia del Parma Calcio 1913 è una storia giovane. Siamo una società appena nata, 6 mesi fa, quindi nata lo scorso anno, in un'estate caldissima, perché c'era tutto da fare. Siamo partiti da zero con una società da costruire, non avevamo niente, con subito una prima esigenza, cioè una campagna abbonamenti da attivare, ma senza una squadra, senza ancora una rosa, senza ancora i giocatori. E quindi spieghiamo che cosa è successo per chi non lo sapesse. C'è stato un fallimento fondamentalmente. Sì, il Parma Calcio è fallito, e quindi è arrivato quello che è uno dei periodi più tristi, diciamo, della storia del Parma Calcio, ma anche di Parma come città, che ha portato l'immagine della città, il nome di Parma, in tutto il mondo per vicende non positive. Da questo è nata la voglia di riprendersi la dignità e il rispetto che questa città, questo nome e i tifosi, ma un po' tutta Parma, meritavano. Per questo è nato qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso. Però per questo motivo qua oggi c'è un'icona, un testimonial della grande storia del Parma, e anche una figura come la tua che diciamo, sì, legata al mondo del calcio, dall'idea del progetto che c'è stato. È un po' più borderline, io mi occupo di digital marketing e quindi oggi analizzo quella che è la parte che mi compete, poi invece il presidente è l'anima, la figura di questo Parma, quindi lo rappresenta pieno a 360 gradi. Ieri mi dicevi che per quanto riguarda il calcio parliamo con Nevio, se c'è invece da parlare d'altro parliamo con te. Esattamente. Io ho chiarito che l'Italia è un popolo di allenatori, io non sono uno di quelli, non sono assolutamente un esperto di calcio, mi sono appassionato ad altro, che è questo progetto. Però partire non era semplice, come ti dicevo, perché il centro sportivo di Collecchio, che è un elemento molto importante, non l'avevamo, non era nostro, era in condizioni pessime, quindi c'era tanto lavoro da fare. Non avevamo nemmeno il Tardini, quindi la nostra casa, lo stadio non era ancora nostro, non avevamo gli uffici. E diciamo che è successo qualcosa che ha portato il 29 agosto ad un battesimo. Un battesimo in Piazzale della Pace, una piazza piena di persone, e non era scontato dopo tutto quello che era successo. E proprio quel giorno, secondo me, è stato il simbolo di quella che è la rinascita. La rinascita di una comunità, la rinascita di una squadra, e questo progetto e quella presentazione in qualche modo hanno rappresentato tutto questo. Quella giornata abbiamo mostrato un video emozionale, che non parla di calcio, non parla solo di calcio, ma parla di persone e di affetto, e vorrei mostrarvelo, quindi partirei da quello. Thank you.
A Parma tutti vogliono bene alla squadra di calcio. Un affetto caldo e sincero, com'è della natura emiliana, che fascia i giocatori locali di un quasi geloso senso d'orgoglio. Anche quando le cose vanno male, anche quando le soddisfazioni si fanno attendere un po' troppo, il tifoso parmense non abbandona la sua squadra. Magari soffre, magari si arrovella ed esterna il suo cruccio con qualche fischio, ma non l'abbandona mai la sua cara gloriosa squadra dalle maglie crociate. Barbuti pronto a calciare, calcia Barbuti e gol! Gol di Barbuti! 1-0 dopo 7 minuti e 40 secondi, il Parma in vantaggio. Barbuti corre tutto campo e va a ricevere l'abbraccio dei tifosi, Parma in vantaggio. Questa è la storia di una maglia, crociata che è appartenuta a mio padre nel 1918-1920, che giocava nel Parma Calcio. Era una maglia che a quei tempi era personale del giocatore. Tant'è vero che mio padre la portava a casa, se la lavava, se la cuciva, se aveva avuto dei danni, e portava sul retro del collo le iniziali LU, Leone Ulugiana. Barducci, Grulla, Piaser, Casini, Bertozzi, Caleffi, Morganelli, Rancati, Rubagotti, Regali, Soncini. Era la stagione 1969-70. Il Parma allora militava in Serie D. Ricordo un episodio che ha dell'incredibile per la Serie D. In Parma, fanfulla, ben 11.000 spettatori affollarono le gradinate del Tardini. Il trionfo fu la partita finale a Varedo. Io mi portai a casa il manifesto, penso l'unico, della partita, che era affisso in alto sulla biglietteria. 27 maggio 1990 si è materializzato un sogno. Nel derby contro i cugini reggiani, il nostro Parma è riuscito a conquistare in un'epica battaglia una storica promozione in Serie A. Risparmiai addirittura i soldi della colazione per far confezionare da una sarta del mio paese una bandiera enorme a strisce orizzontali gialle e blu. E ho ancora nella testa, nel cuore e nelle gambe questa corsa per di fiato con questo mega bandierone issato sopra le nostre teste. E chiudendo gli occhi riesco ancora a vedere i raggi del sole che passavano attraverso la tela, dando un effetto cromato veramente poetico. Di ricordi ce ne sono tanti, perché poi a Parma ho vissuto la maggior parte della mia carriera calcistica, quindi di ricordi ce ne sono tanti. Soprattutto belli, ecco, dove abbiamo condiviso con la squadra, con i tifosi, momenti straordinari della promozione alla Serie A, che ricordo per me è più bello dalle vittorie della Coppa Italia, della Coppa UEFA, insomma, della Coppa delle Coppe. Sono tutti ricordi straordinari che mi legano in maniera, dico anche viscerale, alla città. Era il 14 maggio del 1992. Quell'anno ero a Milano e con mio padre decidemmo di vedere una partita, Parma-Juve, finale di Coppa Italia. Mi sedetti sul divano ed ero un bambino del Milan, rossonero. Quando mi alzai ero diventato un tifoso del Parma. Successe una cosa straordinaria. Quella squadra non fu solo capace di vincere la Coppa Italia, ma mi diede una conversione, una fede, che ancora oggi batte qui dentro più forte che mai. Alzare la Coppa è stata veramente la chiusura di un cerchio, la realizzazione di un sogno. Tante volte l'avevo fatto insieme ai miei amici, dopo le partitelle facevamo delle finte premiazioni. E quando mi sono trovato al Tardini a alzare la Coppa Italia con i giocatori della Juve, tutti delusi e sconfitti, mi sono reso conto che avevamo realizzato qualcosa di straordinario e di irripetibile. Nel 1995 è stato un anno bellissimo. Il Parma ha vinto la Coppa UEFA
a Milano contro la Juventus, e il giorno dopo in negozio me l'ha portata qui Lorenzo Minotti. È arrivato qui con la Coppa UEFA, che per me è stata una cosa da piangere, non dico da pelle d'oca, ma dico da piangere. E dopo c'è stato un altro regalo, che me l'ha lasciata qui una settimana, e mia moglie mi prendeva in giro perché io la coppa me la portavo dietro come un bambino piccolo, cioè me la caricavo e andavo a casa, la mattina tornavo con la coppa. Il Parma per me non è solo la squadra del cuore o la squadra della mia città, ma è anche una storia che viaggia parallela alla mia. E cosa facevo quando avevo 20 anni? Quando avevo 20 anni era il 2005, e cosa faceva il Parma? Il Parma arrivava alla semifinale di Coppa UEFA schierando la primavera, e da lì ho dei riferimenti con i quali ricostruire la mia vita aiutandomi con la squadra del mio cuore. Il Parma non è solo un'emozione, una passione o una fede. Il Parma è un amore senza fine. Quando sono le difficoltà, che l'innamorato fa di tutto per stringersi al suo amore. Non è che devi esserci. Se sei innamorato del Parma e hai questa passione, ci sei. Oggi ricominciamo da qui, tutti insieme, la società, la squadra, la città e tutti i tifosi del Parma. Gettiamo le basi per un futuro sostenibile, che sia di esempio per il calcio italiano e internazionale. È un progetto basato sulla trasparenza, in cui i tifosi saranno protagonisti anche fuori dallo stadio. Perché questa squadra, come la sua storia, è di tutti noi, e tutti noi possiamo dire: noi siamo Parma. Riprendiamoci il nostro passato. Fai parte anche tu della rinascita del nostro Parma. Guardiamo avanti, ma partiamo ricordando il nostro passato e la nostra storia. Contribuiamo tutti insieme a realizzare questo sogno. We are Parma. 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 Lo spettacolo comincia. Prego. Mamma mia, io fossi un tifoso del Parma mi guarderei questo video su YouTube almeno una volta al giorno. Pazzesco. Tra l'altro sono due cose che vorrei sottolineare. La prima è la ottima qualità di questo video, che denota una scelta di un certo tipo nello storytelling, nel racconto, nel coinvolgimento dei tifosi, nel metterli al centro. Secondo, lo slogan We are Parma ha talmente tante R che proprio detto a Parma rende il tutto veramente spettacolare. Complimenti per questo video. Nevio, a guardare queste immagini, che cosa sale? Bene, sale un'emozione incredibile. È la prima volta che lo vedo, perché Jonathan mi tiene nascosto quello, il lavoro che fa. Perché è molto geloso del suo lavoro. Però in effetti qui, in questo video, veramente viene raccolto il sentimento della città di Parma. Cioè il Parma Calcio 1913 nasce con questi sentimenti, nasce con questi messaggi di pulizia, di trasparenza, di attaccamento ai valori che hanno costruito il mio vecchio Parma del 1989. Quindi ecco, su questa base io credo che dovremmo veramente lavorare per un futuro che mi auguro sia un futuro importante. Ecco, la rinascita, leggiamo, e la rinascita vede al centro i tifosi. La rinascita nasce dai tifosi, per quello ci tenevo a far vedere questo video, perché in qualche modo nasce da loro e li vede protagonisti. Il protagonista è sempre il campo, però in qualche modo lo si fa assieme ai tifosi. Questa rinascita è stata fatta assieme ai tifosi, che sin dal primo momento sono stati vicini alla società, e questo è molto importante. Per questo motivo la rinascita è una rinascita di tutta la città e di tutta Parma. Infatti non è we are il Parma o la squadra di calcio, ma è proprio Parma come comunità.
Una frase da cui forse è partito tutto, facendo un passo indietro da quel 29 agosto, una frase che sembra detta al telefono da quello che è il nostro vicepresidente, una dei simboli di questo nuovo Parma, Marco Ferrari, ovvero proviamo a fare una cosa del genere. Eravamo in un momento difficile in cui un gruppo di imprenditori ha preso in mano quella che era la situazione assieme alla città, assieme ai tifosi, e ha detto perché no, forse è il momento, riprendiamocelo, proviamo a fare qualcosa del genere. Non so se Nevio ha qualche retroscena su come tutto è partito. In effetti diciamo che tutto nasce molto spontaneamente. Tu hai nominato prima Marco Ferrari, che è uno dei sette magnifici, che io chiamo così perché sette grandi imprenditori hanno messo la faccia e hanno messo a disposizione il loro tempo per dare vita a questo progetto. Non è stata una cosa semplice, perché come diceva prima Jonathan nell'antiteatro, eravamo stati con il fallimento privati di tutto. Il settore giovanile è scomparso, e lo stadio chiuso, il centro sportivo di Collecchio che sembrava una foresta o una savana dell'Africa centrale. Quindi veramente eravamo in grandi difficoltà. E quando ho ricevuto una telefonata, come ha detto Jonathan prima, di Marco Ferrari, ha detto: Nevio, se ci stai tu, noi ci siamo. E quindi non potevo dire di no, anche perché io avevo con Parma un rapporto di altissimo affetto, no, visto che avevamo passato 7 anni meravigliosi insieme. E quindi abbiamo cominciato a fare le prime riunioni un po' in casa mia, un po' in casa di Marco, un po' nei bar, proprio perché eravamo privi di telefoni, di computer, privi di tutto. E quindi il merito di questi sette magnifici che sono riusciti veramente in pochissimo tempo a coinvolgere prima se stessi, perché è chiaro che il progetto sembra una cosa semplice, ma non è stata una cosa semplice. C'è un impegno economico notevole, ma c'è un impegno di tempo, c'è un impegno di responsabilità che io in questo momento mi sento per la parte tecnica, per la parte amministrativa, e ecco, lascio lo spazio agli altri. Ecco, ma io Nevio vorrei fare un passo indietro, no? Come abbiamo visto prima, Nevio Scala è stato uno, per la mia generazione, uno degli allenatori simbolo, proprio perché con il suo Parma, che non era il Parma successivo, roboante, dei grandissimi giocatori, ma era un Parma di giocatori più o meno sconosciuti, che lui ha preso per mano dalla Serie B e ha portato in vetta all'Europa, vincendo a Wembley una leggendaria Coppa delle Coppe. Ecco, c'è stata questa prima vita di Nevio Scala. A un certo punto Nevio Scala, dopo aver portato questo Parma al massimo e averlo lasciato lì e aver fatto altre esperienze di allenatore, si è ritirato, si può dire, 12 anni fa, quindi non l'altro ieri. 12 anni fa, in cui, come un novello cincinnato, chiamiamolo così, si è ritirato in campagna proprio, non volendone più sapere del pallone, di massima. Quindi non è solo una chiamata del cuore, è proprio lasciare la seconda vita che avevi intrapreso per rimetterti in gioco. Perché a un certo punto ti sei stufato anche facendo questo passo indietro, e perché hai deciso di ritornare in campo, anche se da presidente non più? No, ma è molto semplice, nel senso che non ho detto immediatamente ok, facciamolo. Mi sono confrontato con tutta Parma, nel senso che le prime riunioni che abbiamo fatto nella sede delle unioni industriali, io mi sono presentato, ero anche un po' in ritardo perché non trovavo il parcheggio, di fronte a 20 dei grandi personaggi di Parma, no? C'era tutto il Gotha di Parma, di fronte ai quali mi sono sentito piccolo, no? E quando loro hanno illustrato il progetto, è chiaro che io non sapevo ancora di essere stato scelto da loro come presidente, però io vedevo in faccia queste persone che erano piene di entusiasmo, che erano pieni appunto sostenendo che Parma città non poteva fare a meno del Parma calcio. È vero che saremmo partiti come siamo partiti dai dilettanti, però loro
hanno creduto e sono convinto che credono ancora in questo loro progetto, che la rinascita, la ricrescita di questo Parma Calcio può dare nuova linfa e può dare nuovo veramente lustro a Parma città, a Parma azienda, a Parma sociale, in tutti i settori. Ecco, Nevio rappresenta la storia, il testimonial, l'appiglio con le emozioni dei tifosi, però immagino che il lavoro che ci sia stato dietro è un lavoro di ricostruzione ed è anche un lavoro differente rispetto al sistema calcio, all'industria calcio a cui eravamo abituati probabilmente con la precedente gestione, con la precedente società. Il Parma Calcio 1913 è diverso. Dopo lascio la parola a Jonathan che spiegherà alcune cose, però la prima cosa che ci siamo detti sono i messaggi che abbiamo lanciato. Noi vogliamo essere diversi dagli altri, vogliamo lanciare diciamo un Parma Calcio, io mi sono lasciato scappare una parola, biologico, no, perché sto trasformando la mia azienda agricola in convenzionale, dal convenzionale al biologico, quindi mi è scappata questa parola che ha avuto anche un po' di infrazione. Però biologico cosa significa? Significa pulito, significa privo di veleni, privo di anticrittogamici, proprio privo di veleni. E questo è il messaggio che i miei superiori, perché li chiamo superiori anche se io sono il presidente, però mi sento un loro amico, loro hanno accettato con grande entusiasmo, proprio perché il mondo del calcio sta attraversando, e non ultime le polemiche di stamattina, di ieri, inchieste delle magistrature che stanno veramente squarciando il mondo del calcio, e mi auguro che sia così, proprio che si possa veramente alla fine arrivare a un calcio pulito. Ecco, questo messaggio di pulizia è stato recepito non solo dai nostri dirigenti, ma è stato recepito anche dalla città. 10.500 abbonamenti sono il frutto proprio di questi messaggi, di questa voglia di pulizia che la gente di Parma e credo anche la gente d'Italia chiede. Quindi ecco, questo è l'inizio. Poi ci sono tantissime altre cose da spiegare che magari Jonathan adesso porterà avanti. Sì, giustamente hai detto che l'immagine di questo Parma è rappresentata da Nevio Scala e sicuramente lo è. È anche vero che un grande grazie va dato appunto a questi imprenditori. Non era scontato questo lavoro e questa attività, e quindi sicuramente bisogna partire I sette magnifici, però dopo a questi sette magnifici, che sono chiaramente il cuore e l'anima di questo progetto, dobbiamo aggiungere anche tutti gli altri piccoli imprenditori che hanno partecipato, no, a una raccolta di fondi, ma che hanno partecipato non solo a livello economico, ma hanno partecipato a livello emozionale a questo progetto. A proposito, ma c'è anche una quota di azionariato popolare all'interno, sì, del Parma, che è una cosa interessante. È un aspetto molto interessante. Faccio un passo indietro per ripartire in realtà dal presidente, perché sin da subito in fretta, quel video è stato realizzato in 3 giorni, in fretta e furia, tutto è stato fatto in fretta, e sin da subito avevamo una campagna abbonamenti da attivare, senza una squadra, con una campagna abbonamenti da attivare. I tifosi in realtà ci sono stati sin da subito. Apro una piccola parentesi sulla campagna abbonamenti, perché è partita dall'immagine del suo presidente, ovvero Nevio Scala. E abbiamo realizzato sia quello che è una fotografia che secondo me rappresenta bene quello che è questo nuovo Parma e il noi siamo Parma che abbiamo già visto. Quindi di per sé un nuovo inizio per un lungo viaggio da fare assieme ci rappresenta pienamente. E questa fotografia anche rappresenta questo nuovo Parma, che gioca un po' sugli opposti, così come sono opposti i mondi che si stanno incontrando in questo festival e su questo tavolo. Nevio Scala è un attore, cioè è Hollywood, assolutamente, è una locandina di un film di Hollywood. Guarda, non è stata mia questa idea, però il fatto di accomunare la mia persona con i bambini, no, ha un significato profondissimo. Il bambino è segno di innocenza, è segno di pulizia, è testimonia proprio di purezza, no? Ecco, questo è il messaggio che noi abbiamo lanciato, e quindi Jonathan è stato veramente bravo nel cogliere questi aspetti che la gente veramente sta attirando a se stessa con grande entusiasmo. Quindi ci piace giocare con questi opposti, il nuovo, il bambino, che però nasce subito con una certa grinta, e allora i bambini sono sia dal punto di vista fotografico che nelle espressioni già grintosi, e in opposizione l'esperienza. Nevio Scala che al contrario è sorridente come sempre, che in qualche modo
un volto sereno e quindi dà fiducia. Questo credo che sia veramente un'immagine bella da cui tutto è partito, e una campagna abbonamenti che aveva l'obiettivo di raggiungere quello che era il record storico della serie D di 3600 del Siena. Noi li abbiamo fatti in 2 giorni, abbiamo superato questo record e fatto 4.000 abbonamenti online. Quindi la campagna abbonamenti è partita solamente online, abbiamo fatto subito in 2 giorni 4.000 abbonamenti, quindi le persone sono state da subito vicino, è stato subito un record, e la campagna abbonamenti si è conclusa con 10.476 abbonati. Quindi non solo persone che si sono abbonate e che sin da subito in qualche modo hanno manifestato l'essere vicini alla società con un gesto concreto, ma in realtà queste persone poi allo stadio la domenica vengono. Infatti il Tardini è sempre pieno di persone, abbiamo sempre più di 10.000 persone allo stadio, quindi dal Parma e fanfulla che si vedeva nel video iniziale, in realtà questo oggi è la quotidianità di uno stadio che vive una nuova rinascita. Infatti vendiamo molti biglietti, oltre agli abbonamenti, e il Tardini, quindi il nostro stadio, è il 23esimo in Italia per affluenza la domenica nello stadio, compreso le squadre di Serie A. Siamo il 23esimo in Italia. Questo credo che sia un bel obiettivo. Non giochiamo con grandi squadre, quindi questi tifosi in realtà non sono della nostra tifoseria e dell'altra, che spesso vengono in 50, in 100 persone, sono tutti i nostri tifosi, quindi è veramente uno stadio fatto di persone, di famiglie, di giovani che si sono riavvicinati al Parma, e credo che questo sia un qualcosa in più, forse anche Nevio, per chi gioca poi in campo, il avere lo stadio così pieno sicuramente aiuta. Sì, aiuta anche le squadre avversarie che vengono a giocare da noi e che si entusiasmano e che mettono in campo tutta la loro forza. Però in effetti il fatto di giocare di fronte a 10.000 persone è sicuramente un qualche cosa che aiuta il giocatore ad essere entusiasta di quello che sta facendo. Però ecco, al di là di questo, io credo che stiamo costruendo, visto che abbiamo anche un margine, diciamo, importante in classifica, stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro veramente incredibile. Contestualizzando, tra l'altro, non è famoso il pubblico di Parma per essere calorosissimo, nel senso molto esigente, a teatro, si va allo stadio come a teatro, quindi questo entusiasmo è un entusiasmo nuovo e anche, se vogliamo, superiore rispetto anche a certi Parma della Serie A, insomma, o no? Ma in effetti il pubblico di Parma è un pubblico particolare, è un pubblico che ama la bellezza, no? Che ama le cose belle. E tu hai accennato prima il pubblico che al Teatro Regio fischia diciamo Pavarotti è un pubblico che vuol dire che conosce e che è esperto in tante cose. Il pubblico di Parma, del Parma Calcio, è abituato a vedere delle cose belle, perché dall'89 al 96, diciamo, io mi attribuisco, diciamo, il diritto di essere stato uno degli artefici di quel bellissimo Parma. Ecco, io credo che Parma, che i tifosi in quel periodo hanno visto in quella squadra un qualche cosa che non si vedrà mai più. No, proprio perché noi ci allenavamo in mezzo alla città, ci allenavamo in mezzo, infatti, alla gente. Non avevate il Parma, il primo Parma, il Parma dei pionieri, non aveva un centro sportivo. Assolutamente. Ci allenavate in mezzo nel parco giocatori di Serie A, nel parco cittadino. Ci allenavamo al Cittadella, quindi le mamme con la carrozzina, i vecchietti, gli anziani che venivano a giocare a carte di fianco a noi che ci allenavamo. Ecco, questo era, diciamo, una simbiosi talmente, talmente simpatica che è rimasta nel cuore dei tifosi di Parma. Poi è chiaro, sono esigenti, perché quando andavamo in campo volevano vedere vincere la squadra, e in quegli anni, diciamo, che abbiamo dato un po' di soddisfazione. Un altro aspetto interessante però è anche il formato trasferta di questo Parma. Voi andate in campi che diremo improbabili, nel senso a Chioggia per esempio la palla quando si alzava, mi raccontava Lucarelli, sono intervistato 2 settimane fa, finisce in acqua, sì. C'è l'acqua intorno al campo, no? Eh beh, e il Tardini immagino che sia l'unico stadio della stadio categoria, vero, diciamo così. E ecco, c'è una carovana di tifosi parmigiani che vanno in questi campi della Serie D, no? Ma come ci vanno? Detto con il salame, con l'ambrusco, infatti, è un grande picnic. Altra cosa, nella trasferta vicino a noi sono andati in bicicletta,
quindi 1000 persone o 3000 persone addirittura in bicicletta. Ecco, vedi la genialità di questa gente, cioè che unisce diciamo, la possibilità di vedere una partita di calcio anche alla goliardia di una passeggiata, di una trasferta fatta in compagnia, col pane e salame, con altre cose. Però ecco, il fatto che adesso domenica scorsa nella gara diciamo importantissima, fondamentale con l'Alto Vicentino, c'erano 1400 persone da Parma in questo stadio che appunto non, di più non ne conteneva, questo ci riempie veramente di orgoglio, vuol dire che stiamo dando un esempio di umiltà, di semplicità, ma anche un esempio di qualità. Ecco, leggo 3000 contro il Lentigione. Addirittura 3000 persone contro il Lentigione. Spiegaci un attimo che quadra. La parentesi con Lentigione è un po' particolare, perché addirittura non ha giocato in uno stadio per poter ospitare più persone. Perché alla fine noi stiamo andando in questi campi portando il nostro pubblico, la città segue la squadra, quindi questo è sicuramente un numero simbolo ed è molto bello questo, ma in tutte le trasferte c'è sicuramente una grandissima partecipazione e nascono poi iniziative molto divertenti che in qualche modo credo ci identifichiamo in queste attività che nascono completamente spontanee. A Brescello in bicicletta mi viene in mente quando i tifosi dell'Atalanta vendero il motorino allo stadio San Siro. Penso qualche anno fa, ecco, è molto più bucolica questa. Per alcuni aspetti la Serie D, e lo dico in maniera estremamente positiva, ha portato ad un'altra dimensione. Quindi non è una marcord o un qualcosa di lontano, ma è un rivivere dei sentimenti sani, puri, forse quelli di altri tempi, e nascono anche iniziative di altri tempi. Con orgoglio le potremmo definire iniziative di provincia, ma con grandissimo orgoglio. Quindi iniziative belle, sane, pure. È cambiato completamente. Questo è un anno sicuramente particolare per il Parma e lo stiamo vivendo a pieno. I tifosi, la società, io personalmente sono molto orgoglioso di essere entrato a far parte di questa squadra ed aver accettato quella che era una scommessa in realtà all'inizio, però una scommessa credo... non c'era neanche bisogno di porsi l'interrogativo. In questo momento la state vincendo, però insomma l'immagine del calcio come grande momento collettivo basato su valori diciamo buoni è un'immagine che io abbraccio appieno, però insomma da amante del calcio e anche da tifoso so che c'è un'altra dimensione che non può prescindere, c'è nella volontà diciamo della società, questo credo proprio di sì, ma anche nella figura del presidente, una volontà di tornare a competere ad alti livelli, ad avere di andare a riprendersi quella dimensione per cui allo stadio si va anche con quella grinta lì, con quella ferocia di dire la mia squadra deve battere la tua e i nostri tifosi sono meglio dei tuoi. Noi siamo partiti con molta umiltà, però non abbiamo sempre detto che non dobbiamo mai mettere limiti a quello che noi possiamo fare, perché se non avessimo degli obiettivi è chiaro, è inutile partire. Non è importante raggiungere gli obiettivi, ma avere obiettivi da raggiungere. Quindi noi è chiaro che non abbiamo fatto promesse, e questa è una delle cose a cui ci tenevo molto. Non possiamo promettere nel mondo del calcio cose che non siano matematiche, no? E quindi la responsabilità che io mi sento molto pesante addosso, ed è per quello che riesco raramente a vedere le partite direttamente al Tardini, perché mi emoziono moltissimo, è il fatto di avere scelto questi uomini, Minotti, Apolloni, Pizzi, Galassi, no? Che stanno conducendo questa squadra ad avere un grande successo. Quindi è chiaro che noi vogliamo arrivare nel calcio importante, però non abbiamo detto che lo faremo in un anno, in due, in tre, in quattro, in cinque, anche perché sappiamo le insidie del mondo del calcio quali sono. Però abbiamo, come ripeto, grande concretezza. Abbiamo costruito, stanno costruendo, non solo per merito mio ma per merito di questi uomini che non ho nominato, hanno costruito una squadra che sta avendo molto successo. Perciò io mi auguro che veramente in poco tempo di arrivare là dove Parma Calcio avrebbe il diritto di essere se non fosse stata declassata dal fallimento. Però vogliamo arrivare anche con le nostre forze, vogliamo arrivare con i nostri mezzi, no, senza veleni, senza privilegi, che è la cosa più importante. E quindi io mi auguro che
nel più breve tempo possibile riuscissimo a arrivare là dove vogliamo. Senti Nevio, uomo simbolo di questa rinascita, abbiamo ricordato la società, i tifosi e il capitano Alessandro Lucarelli, che ho avuto modo anche di intervistare qualche settimana fa, un personaggio un po' ad altri tempi ormai, che ha deciso di rimanere in Serie D dalla Serie A con un ingaggio 50 volte inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto percepire in B, perché un contratto in B l'avrebbe giocato tra la B e la A, e invece no, ha deciso dopo i veleni dell'anno scorso di rimanere con voi e essere il simbolo di questa rinascita, no? Beh, Alessandro è un esempio straordinario, cioè è anche vero che ha 38 anni, quindi lui si è sentito veramente coinvolto in questo, dopo aver vissuto un'annata credo inaugurabile a nessuno nel finale dell'anno scorso. Io credo che Alessandro abbia fatto una scelta che ha dato spinta anche a tutti gli altri calciatori di essere parte di questo progetto, e il fatto che lui sia rimasto è veramente un qualche cosa che a noi riempie veramente di gioia, anche perché si è calato in una realtà non semplice per un giocatore che ha sempre giocato in Serie A e sta oltretutto sta dando prova veramente di grande professionalità. Però Matteo, nella tua intervista io ho visto Lucarelli molto arrabbiato per quel che riguarda la situazione del calcio attuale, per quel che riguarda la situazione, per come è finito il Parma. Sì, perché infatti secondo me adesso c'è questa bella storia di rinascita, però nasce sulle macerie di una storia bruttissima invece, perché il film dell'orrore che abbiamo visto l'anno scorso credo che sia inaccettabile, no? E soprattutto però, come ti dicevo anche prima, mi viene strano da comprendere come Parma città, Parma tessuto, Parma Florida abbia potuto assistere a questo sgretolamento progressivo, a questi filibustieri che arrivavano, prendevano la società e poi sparivano dopo una settimana. Cioè, non è una realtà disastrata, è Parma comunque, no? Guarda, io credo anche che molti di noi non conoscano esattamente quello che è successo, perché se volessimo andare veramente in profondità credo che ci sarebbe da inorridire, no? A vedere una cosa. E qui mi permetto di lanciare anche, diciamo, un messaggio di critica nei confronti di chi avrebbe dovuto, che fosse possibile evitare una cosa di questo tipo, quindi dall'alto fino a Federcaccia, ecco, perché diciamolo, insomma, sì, non sono accuse velenose, anzi sono testimonianze, proprio perché io dico che una cosa del genere possa veramente non ripetersi. Anche perché, diciamolo, perché è giusto fare anche nomi e cognomi, c'è il DS di quel Parma disastrato, Leonardi, adesso è il DS di una squadra di Serie B in Latina, con il beneplacito del presidente della FGC, perché l'ha detto chiaro e tondo Lucarelli, queste cose non dovrebbero succedere, visto che è stato protagonista solo 6 mesi fa del Titanic, dell'affondamento di una società gloriosa come la vostra. Guarda, sono la persona meno qualificata per lanciare accuse, anche perché ero fuori, ero nel mio trattore, non quello nuovo che la società... Ecco, raccontiamolo, infatti è vero che a Nevio, per ringraziarlo, diciamo così, di questo ritorno, gli hanno regalato a Natale... Sì, è stata una sorpresa incredibile. Però i sette magnifici dovevano portartelo guidando, cioè salendo tutti sul trattore e portandolo a casa. Non era possibile, ma nella nostra festa di Natale ho ricevuto questa busta con questa fotografia di questo meraviglioso trattore che io stavo sognando, ma che non mi sarei potuto permettere, perché era, diciamo, è la Rolls Royce dei trattori, e allora veramente ho preso questo regalo con molta emozione. Quindi ecco, io non smetterò mai di ringraziare questa società, che è molto sensibile a tutte le situazioni, non solo alla mia ma anche a quella di tutti quelli che in questo momento stanno lavorando. Senti, te lo stavo chiedendo prima, ma abbiamo detto i magnifici sette, ma c'è anche una quota di azione, che è una cosa nuova nel calcio italiano, di azionariato popolare. Sì, l'azionariato diffuso è presente, quindi ci sono due società. L'azionariato diffuso rappresenta quelli che sono i tifosi e gli imprenditori, che da tutto il mondo sono sempre stati vicini. Durante quella che è stata una seconda attività fatta, una campagna di crowdfunding, hanno subito dimostrato di essere vicini
i tifosi proprio da tutto il mondo, quindi i numeri di visite che abbiamo fatto in 2 mesi sul sito, i soldi raccolti online hanno dimostrato questo, da 39 paesi di tutto il mondo tra l'altro, per un obiettivo comune, ovvero quello del museo. Una parentesi interessante in realtà poi è legata alle coppe che non avevamo, abbiamo dovuto riacquistare, arrivando a quella che invece... Posso chiederti di chiarire questo punto? Sul web, noi che seguiamo siti come Calciatori Brutti o cose di questo genere, si era diffusa la voce che Malesani avesse comprato la Coppa UEFA che aveva vinto. Possiamo chiarire questo punto? No, è la Coppa UEFA che avete, le coppe che avete non erano vinto, nostre. L'avete comprata voi, non l'ha comprata Malesani. Le coppe non erano nostre, le coppe erano della società fallita. Noi abbiamo, lì, al museo, abbiamo dovuto riacquistare le coppe, le abbiamo riacquistate tutte e ora sono... Erano finte, cioè Malesani era una bufala. Ora sono al Tardini, stiamo facendo un museo proprio per i tifosi, perché queste coppe sono tornate in una domenica bellissima, portate da Nevio, le ha consegnate ai bambini che giocano nelle giovanili e nella femminile del Parma Calcio, e le hanno riportate e riconsegnate ai tifosi. È stata una domenica molto bella, credo. Beh, assolutamente. Diciamo, i curatori fallimentari avevano messo all'asta questo bel gruzzoletto di coppe, perché diciamo Parma Calcio è stato protagonista negli ultimi anni di grandi vittorie, e quindi ci sembrava, chiaramente spinti sempre dai Magnifici Sette, perché senza di loro non si muove niente, no? Detto, beh, noi non possiamo permettere che una persona qualsiasi possa portarsi a casa il nostro passato, e quindi il valore dell'asta credo fosse 50.000 euro, e non abbiamo battuto ciglio, abbiamo versato i 50.000 euro e le nostre coppe sono ritornate a casa. Tornando alla tua domanda, ti rispondo finalmente. Sono il Parma Calcio è composto da due società, la Newco 1 e Newco 2. La Newco 1, cioè Nuovo Inizio, appunto, sono i famosi 7 imprenditori. Tra l'altro uno di questi è qui in sala, io lo devo ringraziare personalmente, perché la mia avventura in realtà in qualche modo è iniziata quasi per caso grazie a questa persona che mi ha presentato poi a Marco Ferrari, e ho iniziato questa mia avventura, quindi in qualche modo ringrazio anche Mauro Del Rio. Mauro Del Rio, che tra l'altro in questo momento è un crocevia in questo luogo, a questo festival, con questo panel. Assolutamente, è molto bello questo e l'unione di questi. Posso chiederti una cosa? Sono in 7, perché non li fai giocare a calcio a 7? Io non so se ringraziare Mauro Del Rio per la scelta di Jonathan. Esatto, non si sa. Dobbiamo ancora... Però, Nevio, perché non li fai giocare a calcio a 7 questi? Non ho capito. Perché sono 7, perfetti per una squadra di calcio a 7. No, ma li hai testati sul campo? Questi sono i Magnifici 7 che danno veramente, che danno lustro, che hanno dato l'impulso a questo progetto. Quindi, ecco, e loro sono presenti in qualsiasi momento. E una cosa importante da dire, ecco, loro non mi chiedono mai, Nevio, chi gioca. Ecco, questo è fondamentale. Io credo che di essere il presidente più fortunato del mondo, no? Nel senso che di solito presidenti, dirigenti così si affacciano all'allenatore, dice, ma chi gioca, ma perché, ma per come. Ecco, loro sono di una straordinaria eleganza nel loro comportamento, proprio perché loro si occupano della parte amministrativa, della parte così progettuale di questo progetto, scusate il bisticcio di parole, però ecco, non mi chiedono mai perché avete comprato questo, perché avete fatto questo. Mi hanno dato una fiducia estrema di quello che io avrei dovuto fare, e di conseguenza io poi ho trasmesso questa fiducia anche ai miei collaboratori. Siccome il presidente poi sei tu alla fine, nemmeno tu chiedi ad Apolloni chi mi mette in campo domenica. Assolutamente. e tu puoi chiedere a Gigi Apolloni se io mai una volta in questo inizio di campionato ho chiesto a lui la formazione, perché a me dava fastidio tantissimo quando un presidente, quando io ero ancora un allenatore del passato. Ma all'epoca Tanzi ti chiamava per chiederti la formazione? No, Calisto devo dire di no, perché però ogni tanto glielo dicevo io, però avevo altri presidenti anche all'estero, Gaucci, diciamo. Ecco, che purtroppo martellavano su questo, e a me dava fastidio, quindi io Gigi Apolloni lo lascio tranquillo, sereno, e lui sa che io so, però.
Questa forse è la fortuna di avere grandi imprenditori dietro che sanno gestire un'azienda, sanno delegare e quindi impostare un'intera società nuova nel modo giusto. Ecco, però c'è l'altra arrivo parte alla parte tifosi, di, che si chiama partner partecipazioni calcistica, è la parte di azionariato diffuso, nella quale fanno parte molte persone, i tifosi sicuramente da Parma, fanno parte molte persone della città che alcune non erano tifosi del Parma, in qualche modo lo sono diventate, artigiani, commercianti, imprenditori anche di imprese importanti del territorio e tanti appassionati di calcio da tutta Italia e tutto il mondo, che hanno voluto manifestare la loro vicinanza. A livello economico percentuale? È una società per azioni. Esatto, e quindi si possono acquistare le azioni della società. Ma per farci la struttura della società si basa di più sugli investimenti dei privati o invece a livello che sono un 50-50 per dire? Il CDA in realtà è proprio composto dal presidente, quattro persone elette da Nuovo Inizio, due persone elette dall'azionariato diffuso, quindi in qualche modo a rappresentanza di quelli che sono i tifosi, e più addirittura un osservatore esterno che non ha potere di voto ma può osservare tutto quello che succede. Quindi in qualche modo tutti i mesi tutti i tifosi con estrema trasparenza vedono tutto quello che succede in società. Questo credo che sia uno dei punti fondamentali nella costruzione di quello che è stato definito un po' il modello Parma. Cosa che è iniziata oggi, quindi non possiamo in tutta onestà definire un modello fatto e finito, siamo quasi più una startup da quel punto di vista, speriamo di riuscire a portarlo avanti anche negli anni futuri, ma crediamo che di questo modello, quindi di questa idea, di questo calcio nuovo, il calcio italiano abbia veramente bisogno, per questo che ci chiamano diverse società da tutta Italia per chiederci come funziona e se anche loro possono seguire questo modello per rinascere. Un modello basato su tre punti: la società, i tifosi e la squadra. Quindi l'unione di questi tre mondi forma la società di calcio a tutti gli effetti. E anche l'equilibrio che c'è tra questi mondi e l'interconnessione che c'è tra questi mondi credo che sia uno degli elementi fondamentali. Ecco, quando una squadra fallisce, non fallisce solo la squadra, non è un trauma solo per i tifosi, ma quando una squadra fallisce, per esempio, si porta con sé anche le speranze dei ragazzini. Sono quelli che voglio dire, di cui il calcio, l'entusiasmo dei quali il calcio si deve alimentare. Quando il Parma è fallito anche il suo settore giovanile, che era uno dei settori giovanili più importanti del paese. E diciamo, facciamo una parentesi, anche il signore qui di fianco ha iniziato a giocare da bambino nell'orbita Parma. Ma diciamo volevo così. Lasciare l'appello per prendermi comunque con Serie D, me la posso ancora cavare in panca nell'ultima fase, però lasciamola per la fine. L'anno scorso, diciamo così, è fallito anche il sistema giovanile e un sacco di ragazzi promettenti che erano nell'orbita della società sono andati in altre squadre, perché quest'estate non si sapeva se avremmo rivisto un altro Parma. Infatti, cosa volete fare da questo punto di vista? Diciamo? Questo è stato un altro grosso colpo, diciamo, del fallimento, ha azzerato completamente il settore giovanile. Quindi le mamme, i genitori dei bambini che erano affiliati a noi praticamente si sono presi dal panico. Adesso i nostri figli cosa fanno? Quindi nel periodo di maggio, giugno hanno avuto la possibilità appunto di essere liberi da ogni vincolo e chi un po' più bravino degli altri si è accasato, chi a Sassuolo, chi a Carpi, chi a Bologna, chi a Milano, chi a Bergamo, e quindi noi eravamo completamente azzerati. E diciamo uno dei nostri fiori all'occhiello sarà il settore giovanile, che io ho affidato a Fausto Pizzi, ex interista, visto che tu sei interista, ecco, e che sta lavorando veramente ha lavorato con grandi difficoltà, ma stiamo già ottenendo dei buonissimi risultati. Abbiamo fatto sei squadre finora, diciamo con l'aiuto di molti genitori che hanno creduto nel nostro progetto e che, ecco, ci auguriamo veramente possa ritornare ad essere quel fiore all'occhiello di cui noi tutti siamo orgogliosi. Inoltre forse è la prima volta nella storia del calcio a Parma c'è anche una squadra femminile. Questa è una importante novità nella quale crediamo molto. Una squadra che ci sta già dando grandi soddisfazioni sul campo ed è la prima volta che a Parma c'è una squadra di calcio femminile. Crediamo molto anche nel calcio femminile. Hanno giocato persino al Tardini, quindi una squadra
femminile ha potuto giocare sul campo come la prima certo. squadra, e le giovanili si allenano nello stesso centro di Collecchio vicino e di fianco alla prima squadra, quindi c'è una grande unione tra prima squadra, settore giovanile che è estremamente importante, sul quale stiamo investendo, tra l'altro ci sono dei pulmini che vanno a prendere i ragazzi a casa per poterli portare al campo di Collecchio, e il settore femminile. Questi sono, dal punto di vista del campo, quelle che sono le nostre scommesse. Ecco, il nostro tempo sta quasi per finire. Tu hai ancora qualche concetto chiave dal punto di vista della strategia digitale da affrontare? Questo modello è piaciuto molto agli sponsor, questo credo che sia molto importante. Quindi abbiamo sponsor estremamente importanti che hanno sostenuto la società, e uno dei punti fondamentali è che per la prima volta una squadra di serie D gioca su Sky. Questo è sicuramente un punto fondamentale, e fa capire quanto in realtà questo Parma piaccia, certo. e ci siano persone che lo vogliono vedere. Tanti altri sponsor, in realtà ho concluso quello che era l'analisi che volevamo fare assieme, e i punti chiave sicuramente che abbiamo toccato sono stati i tifosi, da cui tutto è partito, l'idea appunto di qualcosa di nuovo, che a me piace paragonarlo al mondo del startup, il mondo da cui io vengo, e mi ci sono identificato molto in qualche modo, di trovare modelli nuovi, idee nuove per chiudere, ma quello che abbiamo detto all'inizio, ovvero nessuna promessa. Noi non abbiamo fatto sin dall'inizio nessuna promessa, ovvio che vogliamo andarci a riprendere quello che la città merita, però lo facciamo a modo nostro, giusto certo. Nevio? Assolutamente. Per chiudere, magari visto che c'è Nevio Scala, io farei qualche domanda giusto sul passato, perché Nevio, a questo punto arriva l'appello di Carlo Pastore, sottoscritto. Chiara, vieni un secondo, devo far vedere una foto soltanto. Perché questo, secondo me, questa foto testimonia quanto quel Parma di Nevio Scala, come dicevamo con Matteo, per tutti noi è stato qualcosa di incredibile. Allora, io ero un bambino della provincia di Novara, tifoso della Juventus, e giocavo in una squadra appunto di un paesino di fianco al mio. Quella squadra era appunto, ecco, questo sono io, quella squadra era affiliata al calcio. Questo sei tu? Sì, non era il peso forma, diciamo, non avrei mai potuto partecipare alle giovanili del Parma, però io in quel momento, era credo il 95, 96, mi sono visto vacillare la mia fede bianconera, perché quel Parma lì era un Parma dei sogni. Ed era in gran parte colpa sua, caro Nevio Scala. Cioè, così come c'ero io vestito così, che mi sentivo un calciatore di Serie A guardando, sto potendo vestire questa maglia. Tra l'altro, notare i calzoncini, potevo almeno mettermeli a posto, perché purtroppo non sono come. Sì, è un po' sovrappeso, sì, era un po' in peso forma. Però quel bambino che ero io all'epoca era soltanto uno dei tanti che vedeva a quel Parma come qualcosa di glorioso, di immaginifico. Ma in effetti, diciamo, se andiamo a rivivere quei 7 anni, 89-96, io credo che molti della tua età, molti bambini della tua età siano stati contagiati da questo, ma non tanto dai risultati, ma dal modo in cui questi risultati venivano ottenuti, dal modo in cui la squadra affrontava il Milan, l'Inter, la Juventus senza paure. Cioè, noi sapevamo che eravamo inferiori agli altri da un punto di vista organico, però fra di noi c'era talmente una stima reciproca fra me e i miei giocatori, che eravamo riusciti a creare un qualche cosa veramente di incredibile, cioè, di automatico. Cioè, io non dovevo fare grandi cose, infatti per me le emozioni che vivevo in panchina sono meno forti di quelle che sto vivendo ora come presidente, come responsabile di questa società. Però ti posso garantire che ogni volta che vedo e che ascolto racconti di quel Parma, mi emoziona ancora. Chi era il più forte tecnicamente? Un nome? Il più forte tecnicamente di quel Parma lì, chi era secondo lei? Eravamo 22. 22, la squadra quindi. Eravamo forti tutti uguali, perché per me una delle cose fondamentali, appunto, non ho mai fatto classifiche, non ho mai detto il migliore Asprilla, il Brolin, dopo tutti quanti chiaramente hanno dato chi più chi meno il loro contributo, però ecco, le classifiche non le ho Minotti, mai Minotti raccontava, ho avuto modo di parlare con Minotti, che fu libero e capitano di quello straordinario Parma, era una combriccola di amici, diciamo, quel Parma lì, no? Dove arrivava uno come Faustino Asprilla, che era
un matto dalle gare con professionisti serissimi che o il sindaco Osio conviveva con Apollone che abbiamo visto prima, insomma era un mix incredibile anche di personalità, no, quel Parma. Ma assolutamente vero, però ecco, solo così nel mondo del calcio che vogliamo fare noi puoi ottenere risultati, ed è quello che io ho detto ai miei giocatori di adesso. Noi vogliamo diciamo copiare in senso buono quel Parma, ma non copiare il modulo di gioco o il modo di allenarci, ma copiare il modo di fare squadra, copiare il modo di essere insieme in campo e fuori, e questo l'ho già visto in questo gruppo. Una o due domande se volete fare a Nevio Scala, cioè prima però posso fare una io. È vero questa cosa del giro defaticante alla fine? Voi alla fine, cioè chi giocava a calcio come me all'epoca, c'era il mito del metodo Scala, cioè alla fine della partita si faceva il metodo il giro di campo defaticante. Allora, ma questa cosa serviva veramente oppure assolutamente. No? Assolutamente. Io nel corso allenatori che ho fatto, una San Siro, infatti, ecco, sì. Nel corso allenatori che ho fatto ci mandavano in giro per il mondo a studiare un po' anche le metodologie dei nostri colleghi stranieri. E io ero in Danimarca e ho parlato con un allenatore appunto che faceva lui questo defaticante. Loro avevano a livello scientifico anche la possibilità di testare il risultato di questo defaticante, e loro mi dicevano che un defaticante di 15 minuti dopo la partita eliminava del 30% l'acido lattico che un giocatore accumula nei muscoli. E quindi io mi sono, la cosa più difficile era convincere i calciatori di questa cosa. Ma infatti mi ricordo che nel mio piccolo e mediocre dicevo, ma perché dobbiamo correre ancora? Apolloni lo sta facendo, perché gli ho chiesto, non gli ho imposto, però gli ho chiesto: Gigi, guarda che è una cosa interessante, e lui lo sta facendo anche adesso. Fantastico. Sì, ne abbiamo una domanda e poi chiudiamo perché siamo in mega ritardo. Prego. La chiamo mister perché purtroppo non presidente, mi viene mister di chiamarla purtroppo. Non ho capito. No, mi viene di chiamarla mister e non presidente, non ce la faccio perché sono cresciuto. Anche con... Nevio va benissimo. Io ho soltanto una piccola domanda, sono tifoso purtroppo della Lazio, ma penso di parlare a nome di altri tifosi di squadre di Serie A. Noi siamo come tifosi piuttosto tutti tristi, arrabbiati, neri, è una fatica essere tifoso oggi, mentre il modello del Parma mi sembra un modello di gioia. La domanda è, ma è possibile questo modello portarlo fino in Serie A? In cui veramente si sta così bene, non c'è questa cattiveria, questo stress, questa rabbia, perché voi siete felici e noi no. Questo è il nostro obiettivo e avremo sicuramente delle difficoltà. Io ho già elencato ai miei compagni di avventura che troveremo man mano che saliremo nelle categorie, troveremo delle difficoltà enormi. No, proprio perché il mondo del calcio in questo momento, e lo dico con grande sincerità ma senza accusare nessuno, il mondo del calcio è inquinato moltissimo. Quindi noi con questo progetto ho detto, perché non possiamo farlo noi che siamo nei dilettanti e non possiamo portare avanti un qualche cosa che magari può veramente creare le basi per un futuro? E finché ci sarò io presidente di questa società, ecco, ti prometto, lo dico a te perché mi hai fatto questa domanda, che il nostro calcio sarà un calcio che andrà al di fuori di tutte le altre situazioni che stiamo vivendo in questo momento. Ti ripeto, non sarà facile, ma questa è la nostra sfida. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Grazie Jonathan, Digital Strategist di Parma Calcio 1903, grandissimo Nevio Scala, allenatore, calciatore. Tra l'altro lei ha giocato doppio ex Milan-Inter stasera, come la vede? Stasera la vedrò in televisione. No, ma come la vede? Vabbè. Una cosa tecnica, allora, tutte e due le squadre devono vincere la partita, perché l'Inter deve uscire da un po' di impasse, il Milan che non ha ancora convinto del tutto, anche se si è un po' ripreso, però io credo che alla fine vedremo un risultato ad occhiali. L'obiettivo è fare il derby con Reggiana quanto prima, immagino. No, l'obiettivo è arrivare a San Siro a battere l'Inter. A breve. Grazie mille a Matteo Crucco, invece grazie interista, a voi, so già come la pensa. Buona giornata, buona domenica. Buon Mater Days a tutti, grazie Regan, arrivederci.